Ciao Renata, hi everyone, ciao Paola, ben arrivata, ciao Elena, ehi ciao Mimma, hi hi. Ehi, ecco Marta, allora andiamo in diretta. Come state? Adesso arriva anche Marta. Ciao! Che bella che sei! Grazie, anche tu! Ma guardala lì! Io non ti dico quanto di corsa, ma... Ehi, ciao Ale! Posso immaginare? Va bene. Sei ancora presa dal tuo lavoro, dal tuo lavorone? Sì, penso che consegnerò giovedì, ma nel frattempo ne è entrato un altro, quindi... Bene, dai, sono contenta. Diciamo che il mese non ci fa mancare niente. Va bene così. Ottimo, ottimo. Però mi manca il tempo in cui... Oh, c'è anche Multino, Ciao Noemi! Il libro che abbiamo fatto vedere la scorsa volta ha spopolato. Ci sono Non ce n'è più da nessuna parte, l'abbiamo preso tutti. Ci Però sono... valeva assolutamente la pena. Sì, ci sono tante persone che l'hanno preso sulla base dei nostri consigli e Molto bene. mi hanno scritto che sono contente di come è strutturato tutto quanto. E quindi siamo contenti anche noi, perché vuol dire Assolutamente, assolutamente sì. abbiamo dato un buon consiglio. Brava, esatto. Ne aggiungiamo uno che adesso facciamo vedere che è un pochino più per chi vuole iniziare con la punta tronca, che Ecco. abbiamo detto si può fare anche con le penne stilografiche, no? Abbiamo Certo. detto. Ci sono gli intrusi da te? Sì, ma sto guardando perché sta cercando di combinare un disastro. No. Ti faccio vedere, guarda. Vai. Martino, cosa? Ih! Ah, Vedi? ma sì, certo che lo vedo. No! Penny, mi raccomando, non facciamo disastri. Le diamo un giochino? Così la distraiamo? Sì, esatto. Mi rimetto il telefono in posizione, mentre tu inizi a farmi vedere il libro, io metto in sicurezza il gatto. Sì, allora, aspetta che giro io, aspettate che io faccio sempre dei gran casini qua, quindi devo stare anche attenta. Allora, dunque, E voilà. allora, devo forse provare a non sparare, non lo so qual è il modo, ditemi se si vede bene, adesso poi è solo la copertina che fa riflesso, ma... Per il resto, allora, il libro è strutturato come in questo caso, sempre con tutto scritto a mano. È tutto fatto, anche le spiegazioni sono fatte a mano, partono proprio dalle basi, basissime, e ti spiegano, insomma, come si usa. Il pennino, l'inclinazione, questo, quell'altro, insomma, danno anche una mano a chi scrive con la sinistra e ci sono i vari modi in cui i mancini tengono lo strumento calligrafico. Fatto ovviamente molto bene, ti presenta tutte le punte quadre che si possono usare, insomma, è da vederselo. Con calma, c'è una parte in fondo che riguarda. Aspettate che lo trovo, perché poi eccolo qua. L'italico corsivo, quindi le forme un pochino più legate di cui parliamo sempre, fatto però sempre con la punta tronca. Ti fa iniziare a punta monolinea. Linea, ok. Esatto, e poi piano piano arriva la punta tronca. Vedi che qui sono tutte legate? Allora, la cosa che mi piace tantissimo, adesso ve lo faccio vedere qui, è che fa fare esercizio nelle varie sezioni, nei vari capitoli, fanno fare esercizio usando delle frasi che scrivono loro, no? Ma sono sempre in relazione alla storia della calligrafia.
Quindi, mano a mano che tu vai avanti a fare esercizio, leggi anche le cose che riguardano la storia degli stili, come si sono evoluti. questa cosa. È fichissimo, sì, questo Geniale, sì. lo trovo fantastico. E ti mette la fotina, non so, della tavoletta sumera, di questo, di quell'altro, i geroglifici, tutte queste cose qua. Quindi, mano a mano ti propone gli esercizi, ti presenta i vari stili calligrafici, che trovo una cosa veramente bella. Quello che mi è dispiaciuto è vedere che quando arriva la cancelleresca, che poi ha dato il via a questo stile qui, non ha messo le foto grandi, cioè hanno mantenuto le fotine così, Ah, che uno deve ok. andarsi a vedere le cose con la lente di ingrandimento, e lì avrei magari apprezzato almeno un paio di foto grandi, perché questo qui è un foglio a 4, cioè il libro è grande, non è un formato piccolo. Però, scusate, non bisogna nemmeno dimenticare che è un libro di introduzione, cioè capisco Certo. anche che non siano volute entrare troppo nel dettaglio o dedicare chissà quanto spazio a queste foto. Però ecco, da italiana forse il cuore mi avrebbe detto, dai, de de dedicaci una pagina, insomma, uno spazio un pochino più grande, anche perché veramente è un peccato che noi per primi ci siamo dimenticati che tutto quello che noi stiamo facendo oggi, e se esiste il corsivo è grazie ai calligrafi italiani. Esatto, esattamente. Quindi magari, ecco, due parole in più le avrei spese. E niente, consigliatissimo per chi vuole fare un passetto in più e iniziare a affrontare l'italico in attesa che riaprano i corsi di persona, Esatto. oppure in attesa di fare un corso anche online, che comunque male non fa, secondo me. No, E, assolutamente. esatto, e ha una cosa, una base. Il prezzo, oddio, adesso non mi ricordo, ma è assolutamente sostenibile, nel senso, poco meno di, non c'è scritto, ma credo sia poco meno di 20 euro. L'hai preso su Amazon? Ok. Su Amazon, esatto. Ci chiedono, è solo in lingua inglese? Sì, è Sì, solo in lingua inglese. Perché però abbiamo anche detto. non è stato tradotto, però l'altra volta abbiamo detto che è molto figurato, quindi è Sì, molto intuitivo, si può sì, benissimo sì. comprendere anche da chi non ha molta dimestichezza con l'inglese. Esattamente. E poi comunque c'è il manuale dell'ACI, no? In italiano, per chi ha proprio difficoltà che non vuole cimentarsi, Sì. ci sono diversi manuali in italiano, esistono, non è che non esistono. Sì, esistono, esistono. Ok. Sto guardando se c'è qualche domanda. La copertina la stai facendo vedere, quindi si chiama Italic Letters. Sì, Ok. e l'altro, vabbè, lo trovate anche nelle storie, poi domani vi mettiamo, l'altro è questo, ma l'avevamo già fatto vedere anche la settimana scorsa. Sono sempre loro due, le autrici. Diciamo Eccolo che qua. Right Now è più introduttivo, più legato al discorso della scrittura monolinea, Sì. veloce e chiara e leggibile, con una piccolissima introduzione verso la fine alla punta tronca. Quello che hai fatto vedere tu stasera, insomma, è un po' il contrario, dà una piccola introduzione con monolinea per poi addentrarsi un pochino di più nella Esatto, è un scrittura. passetto ulteriore per Un chi vuole, magari qualcuno di voi ha già avuto esperienza con il monolinea, con l'italico, eccetera, con la struttura dell'italico, vuole provare ad utilizzare, lo potete fare con le parallel pen anche, se le avete in casa, non so, oppure con, abbiamo detto, le stilografiche, queste qui che hanno il pennino a punta tronca. Sono tutti strumenti che non vi obbligano ad intingere nell'inchiostro, perché si caricano, hanno un serbatoio, insomma, in Sì, questa e parte. so che esistono, diciamo, so che esistono anche dei pennarelli a punta tronca Sì, per assolutamente. Sì, fare sì. punta scalpello, punta tronca per fare appunto questi stili qua.
Però Marta, diciamolo, i pennarelli a punta tronca lasciano un segno molto largo. Invece Sì. la bellezza di questi qua, cioè se voi appoggiate il feltro imbevuto di inchiostro sulla carta, per quanto buona sia, il feltro lascia un segno spesso, no? Invece il bello di questi stili qua è che quando usi la diagonale, cioè il taglio del pennino, si vede tanto la differenza tra il fine, è proprio l'inizio del corsivo, no? Di quello che facciamo noi a punta fine. Si deve vedere questo bello stacco, insomma. Cosa che invece se usi un marker con la punta in feltro, per Assolutamente, quanto sì, non è lo apprezzi di meno. Sì, assolutamente così definito come può essere un pennino. sì. Io lo dico anche perché poi per chi inizia, non so se tu sei della stessa opinione, però per chi inizia, essere indirizzati subito verso uno strumento che non ci fa sentire la frustrazione di vedere delle brutte lettere è molto importante. Anche perché all'inizio, già all'inizio c'è un po' la frustrazione di non vedere subito il risultato, E perché ti devo dire, certo. fare un po' di pratica, molta pratica. Quindi Esatto. aiutiamoci utilizzando uno strumento, un buono strumento. Sì, assolutamente. Va bene, Molto, scriviamo un molto po'. bene. Sì. Ah, io questa settimana, aspetta che faccio sparire questi due. Questa settimana ho pensato molto per cose mie, eccetera, al perché ho iniziato a fare calligrafia. E uno, tu ridi, eh? Uno dei motivi per cui io ho iniziato è perché mi rilassava da morire. Mi rilassava proprio tanto. E ogni volta che mi metto alla scrivania, credo che succeda un pochino a tutti, quando mi metto alla scrivania a scrivere, se sono pensierosa, se ho sì, delle cose in testa che non ho risolto, eccetera, si vede tantissimo nella mia mano. Ah, sì. Si trasferisce proprio tutto. Quindi quell'ora, magari neanche un'ora, mezz'ora, e questo vale per tutti gli stili, immagino, no? Che dedichiamo a fare queste cose, a studiare un po', cerchiamo davvero di chiudere fuori tutto e di dedicarci, di sforzarci di dedicarci quei 30 minuti e pensare che sono per noi. Sì, so che è un po' difficile, soprattutto nell'ultimo periodo, però potrebbe essere anche utile per cercare di proprio lasciare fuori tutti i problemi, e Sì. anche solo per poco, però respirare, cercare di concentrarsi e davvero fare un po' di training autogeno. Serve Ed è molto tantissimo. molto molto utile, sì. A me aiuta anche mettere una leggera musica di sottofondo, devo essere sincera. Mi aiuta anche proprio a Anche. pensare meno a tutto Sì, quanto. tu hai delle musiche Ma io di solito preferite? metto proprio una playlist di musica jazz o di musica molto. A volte invece mi piace anche dipende dall'umore, eh. Mi piace anche sentire l'opera. Dai. Sì. E dipende. Tipo oggi avevo un leggero mal di testa, ho messo un po' di jazz e mi ha aiutato un po' anche a rilassarmi. Aiuta anche per il ritmo, nel senso che senti proprio che la mano tende a seguire il ritmo della musica, no? Vero. Bello, bello. Ricordiamoci che stasera abbiamo la domanda di Uh, Elena. sì. Abbiamo la Facciamo domanda di sempre, Elena che è però almeno un paio di rimbalzata. righe di Sì. riscaldamento, perché
È rimbalzata dalla scorsa sera. Sì, stasera la svisceriamo. Allora, mentre facciamo queste 2 righe di pratica, io volevo approfittare per dare un avviso. Allora, noi abbiamo fatto vedere queste in qualche scorso appuntamento questa stilografica che abbiamo preso su AliExpress. Abbiamo dato un link per acquistarle, forse l'ho dato anche in direct a qualcuno che me l'ha chiesto direttamente. Melissa, la nostra cara Melissa, le ha ordinate da quel link che abbiamo dato e E le è purtroppo, arrivata una pianta grassa. non sono arrivate con questa punta, quindi con la punta coperta, così con la punta ricoperta, E che nascosta. cosa le è arrivato Ma le è invece? arrivata una stilografica normale con la punta tutta, Come quella che sto usando io, tipo? tipo come quella che stai usando tu. Quindi Ok. sappiate che se avete fatto un ordine con quel link che abbiamo dato, potrebbe arrivarvi una punta diversa. Purtroppo, allora, il venditore ci ha risposto che la punta che abbiamo ordinato era out of stock. E piuttosto che non mandarci nulla, ci ha mandato quella. Però giustamente non era quello che volevamo. Certo. Sappiatelo. O magari siete fortunati e a voi arriva quella giusta. È Certo. sempre un po' un'incognita con AliExpress. Già che ti avvisano. Cosa che non hanno fatto, sarebbe una gran cosa, va bene. Ricordatevi anche quando fate il riscaldamento che è molto utile praticare o anche riscaldarsi con le lettere che condividono gli stessi movimenti. Quindi tutte quelle che condividono la mandorla da una parte, dall'altra, tipo se faccio A e C. Ho lo stesso movimento, se faccio G e A ho lo stesso movimento, no? Di questo valetto che sembra una mandorla. E il giro è sempre così. Quindi qui è uno e qui è due. Se invece voglio praticare l'altro, farò delle B, delle H. Quindi cercare di fare una pratica intelligente. E questo fa in modo che anche se facciamo delle sessioni di pratica non troppo lunghe, protratte nel tempo, comunque abbiano un'efficacia, no? Sono pratiche, usate il tempo in modo intelligente. Esatto. Allora. Hi, Shreya. Allora, l'angolo di Dicono che le Shreya. hanno. Ordinate su Amazon con punta coperta, ancora non sono arrivate in crocevita. Beh, magari avendole ordinate su Amazon Anche noi per te. sarai più fortunata. Allora, il discorso della L, la progressione che ci aveva fatto vedere la Elena. La settimana scorsa. Ecco, Cara Elena Canali. Sì, tu ci hai pensato perché io in realtà ho una risposta solo per l'ultima fase. allora, lei ci chiedeva, riassumiamo un attimo la domanda, lei ci chiedeva se era possibile nell'italico monolinea. La lettera L, ma penso che valga anche per una qualsiasi lettera con un ascendente occhiellata, effettuare il tratto d'ingresso Direttamente dalla linea di base, direttamente dalla linea di base e in un tratto unico salire fino all'apice dell'ascendente. Girare, fare l'occhiello e scendere direttamente in un unico tratto, anziché
disegnare il tratto d'ingresso, staccare e poi disegnare l'occhiello. Corretto? Mi ricordo bene? Io ho una prima cosa da Questa era un po' la domanda. osservare, però poi voglio sentire anche come la pensi tu. Io vi dico che in queste forme qua, entrambe, la Elena intanto ci conferma, Ci confermo, ok. siamo già usciti dall'italico, perché non ho mai visto, ma forse è una mia mancanza, un italico fatto con gli occhielli, se non tardissimo italico che poi non si chiama più italico, insomma. Sta già diventando un altro stile. Quindi la prima cosa che ti direi, Elena, è no l'occhiello. Perciò se tu fai solo questo, ti sei risposta da sola. Cioè che fai questo e questo, o fai questo e questo, è il risultato è esatto, quasi lo stesso, insomma, la quantità di bianco e l'angolo che riesce ad ottenere qui può essere praticamente la stessa cosa. Però, Esatto. ripeto, se conoscete degli esemplari di italico dove si veda la L fatta così, ditemelo perché io non è che posso conoscere tutto, ecco. Allora, io ragionavo su questo fatto. Poi il fatto che non si chiami più italico ovviamente non Sì. impedisce di farlo, nel senso si chiama in un altro modo ed è bellissimo. Vai. Io ragionavo su questo fatto e allora, questa è la nostra L, ok? Se proprio voglio fargli un occhiello, e provo a dare una sorta di continuità ottica al tratto d'ingresso, io non mi allontano più di tanto dall'asta della L, vedi? Quindi, se proprio voglio dargli un occhiello, a me viene da dare un occhiello molto molto stretto, che sale volendo anche in un unico tratto, però Rimane molto piccolo. rimane molto piccolo, quasi accennato, come una sorta di piccola variazione, e poi torna indietro. Cioè, non è l'occhiello classico che mi viene da dare alla L, bello ampio. Questo mi sa più di... Sì, più di corsivo, di un altro stile. Quindi, ad esempio... Però tu quindi l'occhiello lo chiameresti ancora italico? No, non lo chiamerei italico, però potrebbe essere una piccola variazione allo stile. No, ok, sì, d'accordo. Siamo nell'ambito delle variazioni o Sì, delle personalizzazioni, ecco. sì, sì, sì. Sì. Però poi anche la bellezza, nel senso, vedi anche come si è evoluta una scrittura, no? Il fatto che abbiano cominciato a fare questa cosa creando l'occhiello, che tra l'altro poi. Se tu fai l'occhiello ci metti di più a farla la lettera, perché Vero. de devi rallentare in questo punto, hai più strada da fare, perché non è. E se faccio questa cosa qui vado molto più veloce. Quindi in realtà è un controsenso che dicano che il corsivo americano è una cosa veloce da tracciare. È veloce perché chi lo faceva andava veloce, aveva imparato a far bene le forme, ma non è affatto più veloce in senso assoluto, perché per fare questo ci vuole più concentrazione, ci vuole più tempo rispetto a questo segno qua. Comunque,
Sì, è bello, è molto. Grazie Elena, ci hai fatto ragionare su una cosa interessante. Sì. No. Però entriamo nella variazione, ovviamente, Sì. non è l'italico puro. Sì. Però decisamente sì, perché no, puoi farla partire. A me, guarda, quello che interesserebbe, ti dico come la vedo, partire dal basso anziché fare lo stacco, no? Fin tanto che tu riesci ad essere consistente e avere questi spazietti qua, nella L e nelle altre lettere, sempre tutti uguali, che tu lo faccia in un solo colpo o in due colpi, secondo me stilisticamente non ti cambia niente. Sì, ti può forse cambiare un pochino, aspetta che avvicino così magari vedi meglio, perché se faccio questa cosa, stacco e poi riprendo, vado comunque con una diagonale diversa. Cioè, mi devo allargare da questo punto qua, no? Sì. Quindi, come diceva Marta, c'è una curva e lo vedi abbastanza bene rispetto a questo, che si vede il punto dove mi allargo. Qui invece è una linea continua, no? Quindi qui leggermente vedi il punto di stacco e qui, in questo punto qua, nella parte destra della lettera, vedi questa cosa. Vedi quel piccolo spigoletto, no? Cosa che invece qua non vedi perché l'angolo è molto più aperto. È una cosa che non so come dirti, è proprio un angolo tanto più aperto. Vedi la differenza? Quindi otticamente il positivo, il negativo, non so come vuoi chiamarlo, insomma, il bianco che ti rimane qua ha una forma diversa, ma sono veramente piccole cose, insomma. Però come dicevi tu, l'importante è tenere consistente questi spazi, perché Cavolo, sì. questa variazione di L fatta in un unico tratto che sale, fa un piccolo loop e torna indietro, è un po' ingannevole, nel senso che no, essendo fatto in un tratto unico la parte ascendente, non ti dà il riferimento di dove devi tornare indietro e dove devi incrociare l'asta per mantenere consistente lo spazio sotto. Quindi va un attimo, insomma, capito che questi sono gli spazi sacri. Sì, è quello che dà la bellezza allo stile anche, no? Il fatto che ci sia una consistenza, che proprio dà il ritmo visuale, possiamo dirlo in questo modo, e fa vedere. Anche un equilibrio complessivo di tutto, Sì, di tutta la sì, sì. composizione. Assolutamente. Ho Corretto cercato. dire, Elena dice, è corretto dire che si tratta di una variazione che tende al corsivo americano? Boh, prima del corsivo americano gli occhielli li hanno inventati altri stili, quindi se ci vogliamo vedere il corsivo, sì, inclinalo e poi diventa un corsivo americano. L'italico è Il sostanzialmente quello. corsivo americano è fatto, l'è fatta in un unico tratto che sale e scende. Sì, è molto simile. Molto simile, sì. Fatta così è molto simile. Bene. Allora, non mi pare Abbiamo. che ci siano altre domande su questo argomento. No, esatto. Io terrei la puntata un po' corta stasera, nel senso abbiamo risposto alla Elena, ci faceva piacere ragionare insieme di queste cose e farvi. Ok, però non so se tu hai ricevuto altre domande, altre curiosità, eccetera, ma. No, per il momento no. Però Ok. invitiamo tutti a ragionare su queste cose, in modo che se per la prossima settimana ci sono altre domande, ce le fate sapere e ci andiamo a ragionare ancora insieme. Anche delle difficoltà che state avendo, così, le condividiamo e sono utili per tutti.
direi. Esatto. E siccome, vabbè, c'è una conferenza che sta succedendo adesso, che siamo tutti curiosi di andare a vedere. Vero, molto interessante. Ok, diciamo che ci salutiamo qui per questa sera. Sì. Aspettate che stacco. Salutiamoci È una di puntatina viso. un po' corta. Sì, aspetta che giro, che sennò. È una puntata un po' corta, però intanto ci siamo visti, abbiamo parlato di questa cosa, vi Hai abbiamo fatto fatto vedere vedere un il altro libro, hai fatto visto. vedere il libro che hai preso, insomma Sì, abbiamo lavorato tanti punti anche stasera, non male, esatto. nonostante la puntata ridotta. Sì, e poi per la prossima settimana magari facciamo qualcosa, che ne so, che ha un pochino più a che fare con la primavera. Ci troviamo qualcosa da scrivere che abbia a che fare con la primavera. Cominciamo a pensare. Pensateci, proponete. Sì. E possiamo fare. Mi è venuta un'idea, però non ne parlo ancora. Dai, gliela sveliamo. Dopo ti scrivo e ti dico. Bene. Teniamoci qualche cosa per creiamo un po' di suspense. Va bene. Ma Allora. grazie a voi, grazie Elena, grazie a te per averci stimolato in questo ragionamento Sì. e grazie a tutti per essere qui. E dai, ci vediamo la Ci prossima. vediamo martedì prossimo alle 21. Vi facciamo sapere in anticipo se scriviamo un testo, che cosa facciamo, eccetera, così vi preparate. Ci saranno le giornate più lunghe, quindi assolutamente Vero. carichi. E Sì, la perché? prossima settimana sarà la nostra puntata numero 20. Wow! Ah, stasera devo salvare io, mamma mia. Meno male che l'hai detto, va. Che ho cominciato io. Ok, ragazze, Ok. un bacione a tutte, grazie per essere state in compagnia Grazie a voi. e ci vediamo settimana prossima. Ok. Ciao a tutti. Ciao! Ciao Cecilia. Ciao!